Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Matteo Tiraotto e oggi siamo qui su Minecraft. Scusatemi ragazzi, mi stavo affogando. Allora, non mi è mai successo di affogarmi mentre... Allora, questo mondo diventerà una figata mentre il lupo si teletrasporta misteriosamente. Noi ci posiamo il pezzo d'armatura, il pezzo. Oddio. Posiamo lo stesso qui. Qui mettiamo la zucca. Zucca, mettiamo zucca. Poi. Niente più ci dobbiamo mettere. Sì. Niente, niente di niente. Randrian. Bene, allora oggi finalmente costruiremo la farm di pecore. Teniamo 11 legni di betulla, pochissime. E purtroppo, cioè, in pratica, visto che io faccio dei episodi, cioè, stiamo veramente sbagliando tutto a parlare oggi. Faccio degli episodi uno dietro l'altro, può capitare che mi dimentico tutto, ok? E quindi facciamo il viaggio oltre il ponte e andiamo a prendere stesso il legno di betulla senza che nessuno ci rompa le palle. Proprio preciso, preciso. Benissimo, andiamo. Guardate però quanto è figo il ponte, ragazzi. Il ponte di Brooklyn. Andiamo, il ponte di Brooklyn è veramente una figata. Ora ci dobbiamo prendere tutte le betulle, possiamo pure non piantarle perché tanto è una fottuta foresta e ci stanno altre 700.000 fottute foreste in questo fottuto mondo. Benissimo. Sta carota con bastone ce la teniamo. C'è del ferro. Ne faremo uso di quella miniera, eh? Che il ferro sta scarseggiando nel mondo di Maternity. In Maternity's World. E qua ci vorrebbe pure un altro ponte, però non so, io direi facciamolo veloce veloce, eh. Oh, tutti questi ponti, ragazzi, tutti sti ponti. Tutti sti ponti. No, ma secondo me finiamo tutto l'episodio perché già stiamo a 2 minuti passati, eh. Quindi casomai lo rifarò io se mi ricordo sempre. Allora. No, secondo me mi ricordo, eh. Quando voglio una cosa me la ricordo. Se ci metto l'impegno e me la ripeto in testa 70 volte, può darsi che me la ricordo, eh. Può darsi, però, può darsi. Prendiamo la tosartrice. Ecco qua, bellissimo. Ma proprio splendido, eh. Benissimo. Ok. Benissimo. Ok, prendiamo questo. Ah, benissimo. Più foglie ci servono poi. Benissimo. Benissimo, uno stacco e 8. Ce la facciamo, tranquilli. Però il legno è 39. E dobbiamo prendere un altro po' di legno. Perché se no, se non prendiamo il legno, ragazzi, ci sono dei messaggini dal telefonino. Quindi. Se sentite i rumori dei campanelli, non dite che è Satana, ok? Benissimo. Ok. 63. E direi, prendiamoci questi altri 3 alberi, cioè proprio per concludere in bellezza. Prendiamo questo. Questo qui. E quest'altro qui. Troppo? Mi sa di sì. Però le foglie sono una priorità, eh. Quindi io che cosa devo buttare? Niente, aspetta. No. Mannaggia, ragazzi, ma perché dobbiamo fare queste cose? Ecco, creazione classica. Ecco, andiamo a prendere. Questo lo mettiamo qui e quest'altro qua lo mettiamo qua. Ecco qui. Ah, abbiamo visto come fare velocissimamente un piccolo tutorial.
Benissimo. Finalmente teniamo 42 bastoni. Ora possiamo metterci tutto. Complicatissimo, eh. Questo lupo è paranormale, ragazzi. Ho paura di questo lupo. Perché all'improvviso vedo che sprofonda nei blocchi. Poi dopo si risveglia e viene al mondo. Sto lupo è uno dei lupi più buggati che abbia mai visto. Poi, tra l'altro, quella capanna è veramente molto sicura. Perché almeno da un lato lo tiene il muro. Cioè, guardate il faro come è sempre acceso. Guardate. Bello. Veramente bello, ragazzi. No, costruiamo stesso la farm anche di notte. Non me ne importa niente. La costruiamo e come? Benissimo. Bene, qua poi ho delle idee. Faremo delle scale lì, che porta da lì a lì. E là poi tutta la cittadella che si estende nella sua bellezza eterna. Però dobbiamo prima arrivare alla fine della strada, eh? Poi possiamo fare questa cosa. Benissimo, le due farm sono vicine, quindi io direi facciamocene pure l'altra vicina. Adesso. Però andiamo un attimo a dormire che non ci mettiamo nulla. Figa. Benissimo. Bisteccona. Ora invece mangiamoci la patata. Anzi, una carota, dai, che è più adatta. Cioè, a colazione ti svegli, ti mangi una bistecca e una carota. Mamma mia, che fegato, eh. Andiamo. Allora, questo qui lo infiliamo qua fuori. Almeno così fa la guardia. Fa finta di fare la guardia, eh. Allora, la farm di pecore la faremo normalmente come tutte le altre. Pala di legno. Benissimo. Guardate qui che il servizio doc. Benissimo, ora ci creiamo pure la scala per farla ridiventare una pianura naturale. Va bene. Anche se non andrebbe tanto bene, però non ho più spazio alimentare, quindi è una cosa grave. No, basta così come spazi, eh. Benissimo. Sulla stessa linea. Ecco qua. Bene. Benissimo, prendiamo queste foglie. Mettiamo tutti i blocchi qua. Ah, abbiamo creata una a singola entrata. E direi che questa qui facciamo la tripla. Ragazzi, scusatemi il telefono. No, noi non rispondiamo, però fa brutto sentire il telefono. Lo schifo il telefono. Benissimo. Guardate com'è bella la betulla, ragazzi, la butella. Cioè, ragazzi, la butella è rimasta. Visto che io sono sempre stato dislessico, ma solamente nei video, la butella proprio è rimasta proprio come parola, è rimasta proprio nella storia del canale di Maternity Rotto, raga. Per chi non lo conosce, andasse a vedere il primo episodio della mia serie, il primo, cioè il primo proprio. Ho detto andiamo a prendere la butella. Proprio convintissima, ragazzi. Benissimo. Wow, veramente una figata. Complimenti, maternity. Allora. Bene. Credo che ci riusciamo pure a fare tutte le slab, eh? Credo di sì proprio. Credo un bel sì. Proverei a essere ottimistissimi, eh? Ottimistissimi. Cioè, ma io mi invento le parole sul momento, eh. Sono un dio, a inventare le parole sono un dio, raga. Benissimo.
Benissimo. Facciamoci prima questi tre. Però ora credo di non farcela con il legno. È vero, secondo me non ce la facciamo con il legno. Una cosa che avrei previsto già, eh. Però direi, pure se ne sono solamente 6, facciamocela. Almeno ci facciamo un po' di tetto. Tectonic. Benissimo, almeno l'ha fatto da solo. Quanti bastoncini teniamo? 47. Oh, mamma mia. Dobbiamo salire un po' su, eh. Creiamo un'impalcatura con le foglie. Bene. Allora direi facciamola così. Sentite le vacche come fanno i loro versi bastardi. Benissimo. Benissimo ragazzi. Cioè, raga, l'idea è questa qui, insomma, eh. Ok, andiamo a prendere un altro po' di betulla. Benissimo. Ok, guardate qua su che ombre, qua sotto. Si chiamano delle ombre esagerate. Ci mettiamo un po' di torce, che non ci si... non fanno mai male. Ok. Ok, task. Bene, bene, bene. Però, ragazzi, abbiamo veramente fatto parecchie cose in questo mondo. Abbiamo veramente spaccato i culi. Cioè, io, sinceramente, in tutta la mia vita, fino a quando non riaprivo il canale YouTube, in tutta la mia vita non ho mai, ma dico mai, fatto in un mondo con le farm. Prima di tutto le farm, a prescindere dal... Le farm di grano, di zucchero, quelle sì, ma tutte le farm di animali, tutte quelle robe là, mai, mai fatto. C'è un villaggio? No, però c'è un pozzo. Raga, il prossimo episodio andiamo a vedere lì, eh? Andiamo a vedere quel pozzo, assolutamente. Quel pozzo non me la dice buona. Benissimo, ora ne... Oddio, ragazzi, sono coglione. Non ho visto che tenevo 64 stack. Eh sì, 64 di legno d'alimentario. Cioè, veramente la droga, però... Per quel momento che mi sono, cioè, è stato buono rivenire qui. Forse dovevo venire. È un messaggio che quel pozzo vuole dire qualcosa, raga. Benissimo, ragazzi, io direi, no? Andiamo al ponte, concludiamo lì, dai. Per questo episodio è tutto, anche se non siamo al ponte. Il maiale che piroetta! Guardate! I am a sexy enana. No! Devi fare Snoop Dogg, porco! Ah. Va bene, dai ragazzi, per questo episodio è tutto con il porco dei porchi di Snoop Dogg addestrato, è tutto. Un abbraccio, Maternity Idra 8.